Tra pochissimo anche le conseguenze economiche di questo scandalo le chiederemo a un esperto che ci ha raggiunto qui in studio, il professor Ferdinando Maria Metrano dell'Università Bicocca, ben trovato. Buongiorno, grazie. Prima però saluto anche un altro nostro ospite, Stefano Ventura, responsabile dell'informazione Business Digital di RTI, quindi che lavora proprio all'interno di Mediaset, soprattutto sui social, e ci può aiutare a capire tanti aspetti. Innanzitutto queste scuse di Zuckerberg, lui che in parte ammette le proprie responsabilità, ma dall'altra le scarica, in particolare su Cambridge Analytica. Quali sono veramente le responsabilità di Facebook? Beh, io direi due cose. Innanzitutto che, insomma, non è da alcuni anni che nel settore si parla del tema, si è capito che c'è una criticità per quanto riguarda la privacy, il controllo dei dati, e la prima cosa che mi viene da dire è che ci è voluto questa valanga su Facebook perché Zuckerberg prendesse questa posizione, quindi anche vedremo quanto sono sincere queste scuse, perché fino all'altro ieri non c'era una posizione di questo tipo assolutamente. E questo è il punto sostanziale, secondo me, della vicenda. Cioè, certo, capire... Zuckerberg che poi dice, è vero, noi dovevamo fare più controlli, ma lascia intendere che non aveva idea che i dati potessero venire utilizzati, allora, prima per la Brexit, poi per la campagna di Trump. Noi dobbiamo stare alle dichiarazioni di Zuckerberg e a quello che è emerso fino adesso. Direi in estrema sintesi che probabilmente non c'è dolo, la bad company, tra virgolette, in questo caso è Cambridge Analytica, però sicuramente Facebook, che quando raccoglie i dati degli utenti si impegna a proteggerne e farne buon uso, con questa vicenda ha dimostrato una colpa grave. È stata, diciamo che la colpa possiamo definirla una grande leggerezza, insomma, tipica di un'azienda che cresce molto velocemente. Probabilmente ci voleva questo errore, questo grave incidente, per far capire a Facebook che sui dati non si può scherzare. Quindi basta farlo capire a Facebook, ma farlo capire anche a noi utenti, perché si è parlato spesso del rischio che i nostri dati, i nostri movimenti sul web, dalle pagine che clicchiamo, gli spostamenti che facciamo, perché ricordiamo che ci sono anche sistemi di geolocalizzazione che tracciano i nostri spostamenti, sono tutti dati che possono essere rilevati e poi in caso venduti. Ma c'è un modo per proteggere questi dati, o è proprio il sistema web, il sistema social, che non ci dà gli strumenti per poter dire alcune cose non vengono diffuse? Beh, la prima cosa, quella che accenni tu, è sicuramente vero. Gli utenti hanno avuto finora mediamente un atteggiamento molto leggero e poco consapevole nell'utilizzo, per esempio, di queste app che utilizzano a loro volta i nostri dati personali. Quindi l'utente deve crescere la cultura, si deve capire, e questa vicenda lo aiuta a far capire che non stiamo giocando, la prima cosa. Si possono fare delle cose? Sì, si possono fare molte cose che finora Facebook non aveva fatto, e lo stesso Zuckerberg nel suo intervento, si accennava prima nel servizio, non ha solo chiesto scusa in questo modo un pochino così light, diciamo, ma ha anche indicato un piano con 6 azioni che la società intende mettere. Ecco, Stefano, queste tra poco le vediamo, perché secondo me gli utenti interessano molto, anche per controllare se poi Facebook manterrà le promesse. Prima vorrei chiedere al professor Metrano, innanzitutto, quali potrebbero essere ancora le ripercussioni che questo scandalo avrà sulle quotazioni di Facebook, perché abbiamo visto quelle che già ha avuto, però dobbiamo aspettarci che la situazione peggiori in borsa? Ma sicuramente il mercato sconta una tensione sul titolo dovuta ad almeno 2 ordini di fattori. Da un lato una possibile stretta regolamentare, soprattutto in Europa, dove l'attenzione su questi temi è tradizionalmente più forte che negli Stati Uniti, non è difficile immaginare iniziative regolamentari che mettano sotto pressione i giganti del web per una maggiore tutela della privacy. Dall'altro lato la possibilità anche che, appunto, degli utenti maggiormente avvertiti incomincino ad avere quel minimo di igiene digitale necessaria per tutelare la nostra privacy, e che quindi direttamente o indirettamente però riduce la profittabilità intrinseca di un'azienda come Facebook. È evidente che quando tra una decina d'anni guarderemo indietro a queste giornate, a questi mesi, probabilmente osserveremo che siamo una popolazione che non ha nessuno di quei tratti di igiene digitale che servono per in qualche maniera preservare una salute digitale. Ovviamente è un processo di scoperta, un processo iniziale, un processo
può essere molto doloroso per i giganti del web, ma che è essenziale, che è cruciale, che entra poi nel quadro più generale dei temi della privacy, della sicurezza, della riservatezza, che sono, ricordiamolo, spesso sotto attacco anche per ragioni istituzionali. Tutti i sistemi di indagine e di sicurezza oggi sono fondamentalmente basati sul mass monitoring, cioè certo, sul mass spying delle nostre conversazioni. Quindi ci sono dietro finanziarie, spesso degli obiettivi istituzionali, spesso degli obiettivi politici, perché abbiamo visto questa compravendita dei dati di 51 milioni di utenti aveva dietro delle finalità politiche, dalla Brexit alla campagna di Trump. Ma è possibile che i dati diventino veramente il nuovo oro digitale del futuro? Lei ha definito in questo modo il Bitcoin, una criptovaluta che ha avuto un boom negli ultimi mesi, di cui spesso ci siamo trovati anche qui a parlare. I dati, che sono cose diverse, però potrebbero avere un'evoluzione simile. Ma senza dubbio, certamente, e qui direi quasi che è più ontologico ancora la cosa, la verità è che i dati rappresentano una descrizione delle persone e le persone valgono. E allora è un processo storicamente che da sempre vede contrapporsi la mercificazione della persona alla valorizzazione e al riconoscimento della sua dignità e dei suoi diritti. Evidentemente oggi queste battaglie si spostano in campo digitale, ma non direi quindi di un oro nel senso economico, anche se appunto hanno certamente un valore economico, quanto di qualcosa di estremamente prezioso, perché tutto sommato riguarda veramente la nostra libertà e il nostro essere persona. Ecco, velocemente Stefano, ci ricordi due o tre delle cose che Facebook si è impegnata a fare e che anche per gli utenti è utile sapere per vedere se effettivamente si realizzeranno? Quello che dicevo, che accennavo prima, Zuckerberg da una parte si scusa ma dall'altra parte indica già una roadmap con sei precise azioni che la società promette di mettere in campo. Tra queste ne cito solo tre per velocità. Il primo, una sorta di censimento e di controllo di tutte quelle app esterne che hanno accesso alla piattaforma di Facebook proprio per pescare i dati utenti. Zuckerberg in questo caso promette il pugno duro, dice: quando troveremo terze parti che hanno fatto qualcosa di irregolare li banneremo immediatamente, li butteremo assolutamente subito fuori. Altri due punti secondo me molto interessanti: il blocco agli accessi dei dati personali per le app non più utilizzate. Tutti noi scarichiamo app che ci chiedono la possibilità di accedere ai dati personali proprio attraverso Facebook. Certo, spesso non ci scriviamo ma accediamo con l'account di Facebook. Scarichiamo l'app, non ci scriviamo con la mail, accediamo con l'account di Facebook perché è veloce, più facile, poi magari tipicamente dopo una settimana, dopo un mese ci stufiamo, questo è utile che i telespettatori lo sappiano, di utilizzare quella mail, non lo usiamo più, pensiamo che i nostri dati, il flusso si interrompa. Certo. Non è così. E invece li regaliamo. Li regaliamo e continuiamo inconsapevolmente app a regalare tutti i nostri dati. Attenzione, i dati personali vuol dire non solo il nome e il cognome, ma anche la nostra profilazione, certo, i like che tu metti. Quindi gli interessi religiosi, politici, esatto, insomma tutte le preferenze dei dati, esatto, che sono assolutamente sensibili. Zuckerberg adesso promette: se un utente per tre mesi non utilizzerà più un'app, Facebook automaticherà, chiuderà il blocco. Il flusso di dati. Staremo a vedere se questa, esatto, cosa si realizzerà. Seguiremo anche questa vicenda. Ringrazio Stefano Ventura per essere stato con noi, ringrazio anche il professor Ametrano, con cui riusciamo sempre a fare delle riflessioni importanti anche su risvolti economici.